L'obiettivo è di arrivare entro il 2050 a zero emissioni nell'ambito del trasporto aereo e per raggiungerlo la Commissione europea è impegnata con diversi programmi. Uno di questi, Connecting Europe Days, ha riunito a Lione tutti gli attori del settore. Emissioni zero a livello mondiale nel quadro degli accordi di Parigi è un obbligo fissato per il 2050 per l'aviazione. Noi lo raggiungeremo nel 2026 con un anticipo di quasi 25 anni. Uno degli strumenti è quello di ridurre l'uso di combustibili fossili, responsabili di una grande quota di emissioni nocive, grazie a motori più efficienti e carburanti meno inquinanti. Questi ultimi, tuttavia, dovranno rispondere a precisi requisiti, come spiega la commissaria europea ai trasporti. Devono essere sostenibili. Si tratta di una delle alternative per delle modalità di trasporto più durabili. Per noi è importante vigilare per non permettere ai diversi soggetti di cannibalizzarsi sullo stesso tipo di carburante. Noi sosteniamo l'aumento dei numeri di questo settore, cercando di sostenere anche le tecnologie più appropriate per decarbonizzare. To promote the technologies which are more, let's say, appropriate for decarbonizing one mode or another. La sfida raccolta dai giganti dell'energia punta ad aumentare la quota di biocarburante con la parallela riduzione delle emissioni inquinanti, un'opzione già disponibile grazie al cosiddetto combustibile BAF, un mix di cherosene e propellenti di origine biologica. Se si utilizzasse il 100% di biocombustibile, immaginando che sia tecnologicamente possibile già oggi, le emissioni sarebbero fino al 90% inferiori rispetto all'uso di carburante fossile equivalente. Per il settore aereo gli sforzi verso il cambiamento non finiscono qui. Il sogno è quello di far volare gli aerei usando l'idrogeno in una prospettiva di medio periodo.